Italdesign 01 è la prima vettura che nasce dal Dipartimento di Automobili Speciali che abbiamo creato all'interno dell'azienda. Il nome 01 sta a indicare che lo 0 davanti all'1 sta a indicare che non sarà una sola vettura, un solo modello, ma ne faremo molte di questa attività. Normalmente l'idea nostra è di produrre oggetti di questo tipo ogni 18 mesi. Questa vettura è stata costruita in 5 esemplari, viene costruita su una base esistente del gruppo Volkswagen, ha un motore a 10 cilindri aspirato con trazione integrale e cambio dual clutch. La carrozzeria è totalmente in carbonio ed è stata costruita con l'intento di ridurre al massimo il peso. Dal punto di vista del design invece è molto facile da descrivere. Abbiamo una vettura molto sensuale nella parte superiore e molto estrema nella parte inferiore. Diciamo che la beltline divide, la linea di cintura divide in due la macchina. Perché GT? Perché è italiano, siamo Italdesign, dunque facciamo design made in Italy e gli stilemi arrivano siamo ispirati da quelle vetture che sono state fatte negli anni, mentre la parte interiore deriva dalla funzione. L'ispirazione è il motorsport, la voglia di creare drag, di ridurre il drag e di creare downforce, cioè per avere una migliore prestazione su strada. Quello che cerchiamo è un'emozionalità perché nel futuro avremo sempre di più clienti che ci chiederanno vetture costruite in questo modo, sartoriale. Questa vettura non è una scioccara, è venduta a un cliente che è qui con noi, è un europeo ed è stato bello perché è un ritorno alle origini della carrozzeria, l'abbiamo coinvolto nella fase di costruzione della vettura. Lui ci ha detto quello che voleva e abbiamo cercato di soddisfarlo. Nel futuro si avrà sempre di più la vettura costruita in modo sartoriale. La vettura in questa configurazione è la vettura basica, abbiamo altri clienti che hanno configurato la vettura con extra power e con pacchetti opzionali che sono dedicati alla pista più che altro e dunque rendono ancora più estrema la vettura. C'è anche un extra costo, arriviamo quasi a 2 milioni di euro. Come on.